you mm -hmm. Questo è praticamente non so se fare un vlog o solo un video, diciamo, eh, un po' chiacchierino. Perché, come leggete dal titolo, è successa una cosa assurda che non è mai ma proprio mai successo sul mio canale. E sì, per la prima volta dopo quasi 8-9 anni che sono su YouTube. Mi segnalano un video, c'è cioè, questo. Poi, mi segnalano un video che eh, giustamente non riesco a capire il motivo, perché poi alla fine non è stato YouTube a segnalarmi il video. È stata una persona che si è divertita, non so, forse perché non gli piaceva il video, non lo so qual è il motivo. E ha inviato una richiesta su YouTube per segnalarmi il video, cioè a me viene da ridere, ma uh, queste cose sono anche un po' serie per il fatto che uh, chi poi ti segnala il video um, dopo ci sarà una penale nel senso che. Uh, se tu uh, hai il primo avvertimento ok ma poi se ne farai un altro che ti segnalano un, un altro video giustamente youtube ti, uh, ti chiuderà il canale e sì è quello che succederà a me se uh, mi segnaleranno di nuovo per la seconda volta il, in un, un video io spero di no che questa è la prima volta e sarà proprio l'ultima Uh, allora vi spiego il video segnalato. Tanto adesso vi metterò anche le foto. Intanto che parlo il, il video che mi hanno segnalato dopo 5 anni, che ho il video che anzi, che il video era su YouTube dopo 5 anni: è praticamente truffa su subito.it. Fate attenzione. Questo è il video che da 5 anni era sul mio canale. Ho avuto tantissime visualizzazioni sui 5000 mm, e qualcosa, sì, 5500 e qualcosa, però tanto vi lascerò quale foto. Dopo 5 anni qualcuno mi segnala il video. Ma cioè, adesso vi faccio ridere, vi faccio capire il per quale motivo l'hanno segnalato. Cioè, adesso vi farò vi faccio vedere l'altra foto. Che, eh, dovrei avercelo qua si sì, adesso, adesso vi, vi appare um, questo è il video che mi appare la schermata ovviamente a voi non vi appare perché è stato segnalato il video è stato rimosso um, il video è stato rimosso cioè mi, mi viene da per per molestie e bullismo cioè, adesso io non so chi si ricorda del video che ho fatto su, per subito.it che sono stata truffata quando eh, è successo il fatto che eh, uno mi ha contattato, mi ha inviato i suoi documenti. Ripeto, i documenti che ho fatto vedere su, sul video erano falsi, cioè praticamente erano di un'altra persona. Che eh, queste persone che facevano finta di essere questi, no per farvi capire in breve, erano francesi. Per cui loro prendevano, rubavano queste, carte, queste identità con i dati, eccetera, a persone che non erano loro, no? Eh, sì, forse ho sbagliato a farvi vedere eh, diciamo, i dati, eccetera, però, sinceramente, cosa c'entra bullismo con molestie? su questo video fatemi sapere se voi avete visto questo video perché chi l'ha visto sono sicura al 100% che questo video non era proprio bullismo e neanche molestie per cui a me questa cosa fa ridere ma poi quando mi è venuta la richiesta che è stato segnalato che dovevo avere cioè provvedimenti eccetera cioè, ero talmente arrabbiata non avete idea um, vi dico anche che ho provato a fare ricorso a YouTube dicendo che è, è falso. Non è molestia, e tanto vero e tantomeno bullismo. Perché io ho detto la verità su un video che sta circolando di nuovo. Su, se andate su subito.it e vendete una cosa, ma ovviamente non fatelo per favore. Se andate su subito.it, vendete che ne so un computer, state attenti perché ci sono queste truffe, no? Dove queste persone fanno finta di essere altre persone francesi che vogliono che tu invii il tuo, eh, il tuo oggetto, eccetera. E loro cosa fanno? Si prendono l'oggetto senza inviare i soldi a voi. Per cui state attenti, queste sono truffe, e non, ha, non hanno ancora fermato queste persone, però, a me mi hanno fermato il video per molestie e bullismo, cioè, ma vi rendete conto di che situazione e tantomeno che le persone non fanno niente. Anzi, YouTube non doveva neanche dirmi sì, è bullismo e molestie, perché a me mi viene da ridere. Io adesso, eh, di solito io quando pubblico i video e li monto, li salvo sull'hard disk, salvo tantissimi video sull'hard disk, anche quelli vecchi, per ricordo, no? Solo che per trovare quel video dove ho fatto quello su subito.it ci vuole un bel po', per cui calcolate che io adesso non ho tempo ho provato l'altra volta un sabato a cercarlo, ma eh, non sono riuscita a trovarlo e tantomeno perché ho tanti video che ho salvato, ci vuole più di una settimana per trovare il video per farvi capire che non è cioè, moleste e bullismo. Cioè. E ancora peggio quando io poi ho, ho mh, ricevuto anche le mail perché ti arriva le mail. Adesso vi metto quella foto. C'è scritto: i tuoi contenuti sono stati rimossi a causa di una violazione delle norme della community. Che non è vero, perché quel video era solo parlato. Ho messo delle foto. Ho messo la verità su quello che succede su Subito.it. E ancora va. Eh, cioè succede ancora. E non hanno fermato questi scemi. Per non dire altre cose perché io sono veramente arrabbiata. Però il mio video me l'hanno segnalato e me l'hanno rimosso. Per cosa? Perché ho detto la verità su quello che succede sui social, su quello che ci sono anche altre truffe. Che, guarda, vorrei parlarmene di altre truffe che ricevo tramite mail, tramite social, tramite Instagram, che non avete idea, no? Ma non, non so neanche se posso parlare di queste cose in un altro video su YouTube. Non lo so neanche. Perché dopo che mi hanno segnalato questo video che è la verità sulle truffe di subito.it Sono proprio sconvolta Perché non è possibile E il bello che ho ricevuto mh, ovviamente sul mio canale rice Ho ricevuto anche che questo era l'ultimo avviso eh, Che poi stranamente in teoria si dovrebbero essere Cioè sono tre avvertimenti ma se leggete sotto ehm, che adesso aspettate che lo trovo ecco eh. ho letto per cui dopo i tre avvertimenti il terzo avvertimento praticamente youtube dopo 90 giorni il mio canale verrà praticamente definitivamente rimosso cioè vuol dire che mi cancelleranno il mio canale per sempre, cioè questo è il, è il primo avviso. Io, io lo spero che, che non ci sono deficit, non ci sono veramente persone. Puntini, puntini. Devo cercare di non dire parolacce perché sennò mi segnalano pure questo video, specialmente YouTube. Che altre persone. Ehm, cioè Io spero che non mi segnalano più i video. Perché non è mai successo dopo 8 barra 9 anni che sono sul canale, mi segnalano un video per cose che non sono vere, per bullismo. Ma che cosa? Buon bullismo di cosa? Ma c'è cioè, una che dice la verità e avverte le persone per ovviamente non cascarci? No? Io ricevo questo segnale, cioè mi segnalano il video per bullismo e molestie e in più. Ancora peggio, scoprire che il terzo avvertimento di YouTube mi si cancellerà il mio canale dopo otto anni, tanti sacrifici, tanto impegno e sto, ancora, sto cercando ancora a, di migliorare e aumentare tra iscritti, visualizzazione e canale, che non avete idea del cioè boh, io ci sono veramente rimasta ma tanto male. Che non avete idea, c'è uno che va a leggere la sua email o tantomeno il profilo che si ritrova dopo il terzo avvertimento il tuo canale verrà eliminato cioè con tutta la fatica dopo 8 anni che ho quasi 3000 iscritti quasi, perché ancora non siamo a 3000 iscritti dopo 8 anni la fatica che ho fatto dopo 8 anni avere 3000 iscritti e ancora peggio 50 persone che guardano i miei video perché sono pochissimi, cioè io vorrei ovviamente eh, spero che poi quando eh, passano gli anni i, i video verranno visualizzati di più. Spero per cui dopo che faccio video veri sono onesta e in più cioè. Sono qua a uh, fare il possibile per divertirmi, per fare divertire a voi, per aumentare appunto tante persone, sia a guardare i miei video che gli iscritti, perché a me piace, uh, diciamo, avere tanti iscritti come le altre persone, però ovviamente non ce li ho, perché in un anno una persona... Ha più di 5.000 iscritti. Io in 8 anni ho solo neanche 3.000 iscritti, per farvi capire. Io ci sto mettendo d'impegno, ci sto mettendo veramente l'anima. Perché voi non sapete quando io vado a lavorare, io poi che arrivo a casa stanca, anche tardi, per farvi capire, arrivo a casa alle 9 di sera. Io poi sto al computer per montare il video e farlo pubblicare a quell'ora e a quel giorno. Voi non avete idea della fatica e eh, l'impegno che sto facendo per ovviamente mettere i video sul mio canale perché ci tengo veramente tanto al mio canale dopo che ho fatto questo canale. Tantomeno sto facendo i video e sto cercando di migliorare sia con. Il montaggio del video e sia con i video che sto facendo per aiutare le persone per farvi capire che eh, è, ci sono delle cose anche brutte che succedono sui social come truffe eccetera che mi stanno arrivando altre truffe non avete idea e ricevere questo avviso che si cancellerà eh, il mio canale Dopo la terza comunicazione, sapendo che mi hanno segnato un video che non è molestie e tantomeno bullismo, sono sconvolta. Cioè, proprio ci sono rimasta male. E tantomeno YouTube non fa niente per questa cosa. Cioè, se io guardo dei video scemi e tantomeno che schifo, proprio. Da, io ci penso a quello che, che, ho, che vedo su YouTube, che sono cose assurde, video schifosi. E il bello è che invece di segnalare i video che non dovrebbero essere su YouTube, mi segnalano il mio per cose vere che io ho detto in quel video. Io adesso non, non so se vi ricordate che ho fatto questo video di subito.it, che, che tutto quello che ho detto, tutto quello che ho fatto vedere, foto e non foto, video e clip. No, era vero, no, e a me mi hanno segnalato il video perché ho detto cose vere, cioè, rendetevi conto se io non, non dovrei essere arrabbiata più di così. Cioè, boh, io in questi mesi ho visto che stanno succedendo talmente tante cose che boh, anche vi dico anche quello che è successo due è, un anno fa, adesso mi ricordo, un anno fa, due anni fa. Ma avevo già parlato di quello che, avevo, che era successo Mi hanno rubato dei video che io ho messo sul mio canale E eh, due o tre ragazzi, ragazzini Perché hanno proprio il canale di, dei ragazzini Cosa hanno fatto? Mi hanno preso i miei video che ho sul canale Che ovviamente ho, poi ho eliminato sul mio eh, Me li hanno rubati Li hanno presi sui loro canali Li hanno messi sul loro canali hanno ottenuto più di eh, 100.000 visualizzazioni sui video che hanno preso su di me e io invece ho ottenuto neanche 100 visualizzazioni per farvi capire, no? Però loro mi hanno rubato i video e li hanno messi sul loro canale e ovviamente io ho provato a segnalare e a dire guarda che YouTube, questi qua mi hanno rubato il video. YouTube ha detto no, questo non è il tuo video. Sì, ok, che non c'era la mia faccia, non c'era la mia voce, ma c'erano altre persone. Ma tu non mi puoi rubare un video che faccio io, che metto io sul mio canale, anche se non sono io di persona. E in più se vado a segnalarlo su YouTube, ah no, ma quello è un video che possono mettere tutti, anche se te l'hanno rubato. Cioè, ma che ragionamento è? Questo è quello che è successo due anni fa, che vi ho anche fatto il video, ho spiegato che mi hanno rubato i, i video eccetera sul canale. In più che adesso mi succede anche questo che mi avvisano che è stato segnalato questo video per niente. Io sono boh, non lo so. Non so cosa dirvi. Infatti ero talmente preoccupata perché io appunto, io ci tengo tanto al mio canale, ci metto d'impegno. Mi sveglio anche cioè, alle 8 del mattino, o anche peggio alle 5 del mattino, per pubblicarvi il video. Quando, prima di andare a lavorare, io alle 5 e mezza del mattino, quando, quando ho montato il video, io vi pubblico anche il video, perché non riesco nelle ore che faccio e tantomeno nel mio lavoro. Non riesco ovviamente a fare quasi sempre lo stesso giorno, le stesse ore per pubblicare il video. O i video che usciranno nel canale. Per cui, dopo l'impegno e, eh, e sto ancora cercando di migliorare il doppio per aiutare e, diciamo, divertirci insieme. Perché, poi io, cioè, grazie a voi, grazie a chi mi segue veramente, chi guarda i miei video tutti i giorni, chi mi segue anche da un bel po' di anni, ormai anche ho scoperto anche questo che mi avete lasciato dei commenti in privato, commenti, messaggi, io sono fissata con questi commenti, messaggi in privato di 3, 4, 5 persone, ma anche di più, dove mi avete scritto che voi mi seguite da tanto, che eh, ci tenete, diciamo, a me e tantomeno a quello che faccio, e mi avete dato tanto affetto in quei messaggi, che ricevo in privato su Instagram che cioè non um, cioè, sono non lo so, sono talmente contenta che molte persone mi scrivono in privato, ovviamente non solo per i video, per cioè, per, anche per, perché abbiamo fatto e stiamo facendo una bella amicizia sui social, per cui molti di voi io mi scrivo in privato con molti di voi e parliamo anche di tutto, parliamo anche delle nostre vite private e ovviamente non andiamo a dirlo su YouTube o tanto meno a... <ride> nei altri social. Per cui mh, cioè è quello che voglio trasmettere io, voglio trasmettere che eh, anche se è un social, anche se YouTube è solo diciamo che tu guardi video Secondo me non è così, perché puoi avere un'amicizia, puoi fare un'amicizia, puoi incontrare le persone dal vivo e non solo eh, che quella persona guarda il tuo video, cioè questa è anche una bella cosa, perché poi fai nuove amicizie, ti diverti, sei felice. Cioè, questo è quello che voglio trasmettere io. Non solo perché eh, devo avere visualizzazione, devo avere tanti iscritti. No, io non sono come gli altri, almeno io spero che sia capito che. Ovviamente eh, non è che perché, cioè, se no per farvi capire, io mh, non è che ho tante visualizzazioni, io ho poche visualizzazioni. Per cui se io avrei poche visualizzazioni, io non continuerei a fare i video e a dire, ok, penso ai soldi che YouTube mi dà. No, perché se no, quest'ora non facevo più video per farvi capire. Per cui io vado avanti perché mi piace. Eh, essere a contatto con voi, a parlare in privato con voi di qualsiasi cosa anche della vostra vita che è una cosa bella, per cui cioè poi ricevere queste cose, queste non lo so, aver letto che dopo il terzo avvertimento il canale verrà cancellato, rimosso definitivamente, ci sono veramente rimasta male perché io sto facendo il possibile anche solo per fare amicizia e non è facile. E adesso cercherò di, di non commuover eh, anche perché il mio carattere è un po' debole. E Dai, Mi riprendo. Cerco di non, 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 non piangere. Um, ma non, non piangere perché mi hanno segnato, segnalato un video, cioè, non è per quello perché, giustamente non è che piango solo per un video, ma um, per far capire alle persone: anche se ricevo commenti brutti, sto cercando di av andare avanti a registrare i video, a montarli, sto, veramente per me è difficile. Poi, specialmente se ricevo commenti brutti, commenti che per me sono. Cioè, per me sono bullismi i commenti che mi lasciano a me, non il video che ho fatto io. Poi, vabbè, ehm, farò un video a parte dove vi spiegherò la mia situazione, dove ehm, cercherò di avere coraggio e spiegarvi cos'è successo quando ero piccola, cioè piccola, quando andavo a scuola. E così almeno spero che molte persone che anche se non mi seguono sul canale capiranno la situazione, capiranno che i commenti eh, non dovrebbero essere scritti in una maniera assurda come diciamo sta succedendo in questi mesi che ricevo dei commenti proprio brutti che non vi so spiegare diciamo la, quello che penso io. In poche parole, per cui prima di parlare di nuovo e fare video lungo come non so cosa, io volevo avvisarvi di questa cosa qua. E, sperando che non succeda più, che non, questa volta non mi segnalano nessun video perché tutti i video che faccio sono miei, ci sono io di persona, sono miei. Io dico la verità, dico quello che succede e ovviamente do eh, consigli e do. Mh, adesso non mi vengono le parole. Ma eh, aiuto, cerco di aiutare le persone di non cascarci. E cioè, boh. Sinceramente, ricevere queste cose mh, sono proprio sconvolta. Vabbè, meglio ricevere commenti brutti, sinceramente, che ricevere avvertimenti di YouTube che verranno rimossi. Verrà proprio rimosso tutto, cioè rimango boh, non lo so. Vabbè, io ho detto la mia. Alla fine questo vlog si conclude. Un vlog chiacchierino e non un vlog proprio vlog, perché alla fine non è proprio un vlog, ma è un vlog. Ancora questo vlog, <ride> cioè sono fissato col vlog. Eh, voglio dire che è un video parlato dove mi sono sfogata un po' con voi e per cui lasciamo solo questo video chiacchierino e non un vlog perché è già durato fin troppo volevo dirvi quello che è successo volevo dire la mia quello che penso io e niente quando me la sentirò di dirvelo vi dirò appunto quello che è successo e come mai io reagisco male ai commenti che ricevo sotto nei video che sono per me sono proprio brutti, ma poi vi dirò il perché. Per cui niente detto questo, eh, da settembre inizieranno i nuovi video, quelli proprio come si deve, spero che ovviamente mi piacciono e saranno video un po diversi un po particolari e molto molto secondo me belli non lo so perché ovviamente adesso luglio e agosto sono dei mesi in cui cala youtube e nessuno guarda i video e boh comunque io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video sono un po' così così perché adesso voglio stare attenta vi ai video che faccio anche se ho sempre fatto video solo io, cioè, ci sono solo io e tantomeno non mostro altre persone o faccio video e parlo male di altre persone. Io non ho mai fatto video del genere, non lo farò mai. E boh, cioè lo vedete anche voi, e tantomeno per chi mi segue. Sia tanti anni, ma chi, per chi mi segue da pochi mesi, credo che avete capito come sono e i video che faccio. Per cui non lo so, non, ho, non so cosa dirvi. Meglio che, che chiudo qua il video perché ci sono proprio rimasta male. Per cui io spero che quella persona che mi ha segnalato il video si vergogna e... E non lo so, cercherà, ma non credo proprio che cercherà di fare qualcosa o tantomeno di dire a YouTube che non è un bullismo e né tantomeno una molestia. Va bene, grazie per chi è arrivato fino a qua. Grazie per chi mi ha ascoltato. Grazie per chi mi segue da tanti anni e che mi scrive in privato. Eh, ovviamente, che, mh, per questa no queste nuove amicizie che ho fatto e che farò. Piano piano anche con i nuovi iscritti eh, e non solo per come vi dicevo visualizzazioni scritti, tantomeno meno eh, cash perché su YouTube non pensate che si guadagna tanto, ma per me è solo un divertimento, e, e fare solo amicizia perché è quello che voglio sia su Instagram che su che ovviamente su coso non per il guadagno perché sennò a quest'ora facevo sponsorizzazione collaborazioni facevo di tutto e invece credo di essere l'unica ragazza credo su youtube che non fa tutte queste cose come la gente pensa che chi fa i video se è solo sponsorizzazione collaborazione no io sono quella che dice le cose come stanno e dico e dice ovviamente le cose vere e... Sono una normale ragazza come voi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Spero che mi sono fatta capire come ovviamente <ride> volevo io. Ciao e al prossimo video.